Nell'Alghero TG Express di oggi, ritrovato il corpo senza vita del sub disperso. Parcheggi, fermate le delibere, chiedono i pentastellati. Consorzio di bonifica, 42.000 euro per il Nord Sardegna. Pittura, Cici Pace, premiato a Vieste. Vento dell'Alghe, vittorie per Corto Maltese e Macassar. Sigla! Da oltre 20 anni ci prendiamo cura delle barche. Lo facciamo bene. E puoi portarla tranquillamente da noi. Per barche fino a 6 metri, rimessaggio all'aperto a 400 euro l'anno. Al coperto, 750 euro l'anno. Boat Caravan Clinic, zona industriale San Marco, Alghero, via dell'Economia. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Si sono purtroppo concluse dopo 3 giorni le ricerche di Gianfranco Sabino, il 44enne sassarese, disperso sabato all'Argentiera. Il suo corpo è stato trovato a circa 17 metri di profondità dagli uomini della Guardia Costiera di Alghero e Porto Torres, assieme a Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Volontari. Dopo essere stato trasportato nel porto di Alghero, il corpo è stato trasferito nella struttura ospedaliera sassarese di Rizzeddu. Secondo i rappresentanti del Movimento 5 Stelle in Consiglio Comunale, Roberto Ferrara e Graziano Porcu, sulla gestione degli stalli del parcheggio interrato multipiano di Via Brigata Sassari, le delibere parrebbero viziate da gravi irregolarità, formali e sostanziali, e quindi ne chiedono l'annullamento in autotutela. E su proposta dell'assessore dell'agricoltura Pierluigi Caria, la giunta regionale ha deliberato il finanziamento di 3 milioni di euro a favore dei consorzi di bonifica dell'isola per il pagamento del personale avventizio. I milioni previsti nel bilancio di previsione triennale sono stati così ripartiti: Sardegna Meridionale circa 1,5 milioni, 1,4 milioni per l'Oristanese, mentre per il Nord Sardegna, quello che riguarda anche Alghero, 42.135 euro. E il pittore Cici Pace ha ricevuto il prestigioso premio Giuria Artisti Vieste Arte 2017 e Giuria Critica. Come si legge nella motivazione, per l'impegno di una vita spesa con e per l'arte, per il valore sociale e documentativo della realtà vista con occhi profondamente umani e attenti a percepire l'insieme dei valori sociali e politici della comunità. Cici Pace è qui con noi. Buongiorno Cici, complimenti per il tuo premio. Grazie, grazie. Dacci un po' l'impressione che hai avuto in Puglia. Beh, il tema vero è questo, che io ho ricevuto questo premio e per me era inaspettato, in quanto questa mostra, questa grande manifestazione internazionale era piena di grandi nomi della pittura, di grandi pittori di tutta l'Italia, anche europei. Quindi insomma, avere un riconoscimento in questo contesto è una cosa importantissima. Io l'ho colta con grande soddisfazione. Un riconoscimento per la tua arte che è molto sarda, porta molto la Sardegna. Sì, diciamo che io ormai ciò che faccio è una rappresentazione della nostra isola in tutte le sue sfumature e sfaccettature. Come dice anche il riconoscimento del premio, è rivolto a quello che è la nostra terra, al sociale, alle questioni che insomma la nostra Sardegna vive. Allora, ringraziamo Cici Pace per esserci venuto a trovare e noi diamo la linea alla regia per alcuni istanti. Grazie, grazie. È arrivata l'app di Alghero Channel, la web social TV. Puoi vedere l'Alghero TG Express in diretta, gli approfondimenti e tutte le passate edizioni del TG. Accedi a tutte le puntate del fortunato format Audaci a cuore aperto. Un'applicazione interattiva che ti consente di inviare video, foto e messaggi. Scaricala da Google Play o accedi direttamente dal web www.appalgherochannel.it. Alghero Channel, web social TV. Ed è giunta al traguardo Vento dell'Alghe, il campionato di vela organizzato dalla Lega Navale di Alghero. Nell'ottava prova Corto Maltese ha preceduto Buddana e Ferula. Analoga situazione si è verificata nella categoria Gran Crociera, dominata da Macassar e che ha visto Viva conquistare il secondo posto incompensato davanti a Pergentina. Nella veleggiata è
l'Alfa 1150 Osanic ad assicurarsi la vittoria. Quindi campioni 2017 Corto Maltese nella categoria crociera regata davanti a Budana e Guizzo e Macassar nella gran crociera davanti a Viva e Vitamina. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o domande potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani!